potrei simpaticamente, o meglio, empaticamente dire che dopo il successo di Tarquinia ho il piacere di rincontrare il dottor Mauro Mantovani, che è il direttore scientifico dell'ARTIB, l'associazione Ricerca Terapie Innovative Biointegrate. Salve dottore, quest'oggi lei ha tenuto ben due relazioni. Andiamo con ordine. Presentiamo un nuovo prodotto. Sto parlando del MGP Gold, che è un probiotico di ultima generazione. Un passo indietro per noi utenti. Cos'è un prebiotico? Dopodiché ci presenti questa novità. Un prebiotico si confonde spesso col probiotico. Esattamente. I probiotici sono dei fermenti lattici che diciamo, devono avere alcune caratteristiche, alcune peculiarità fondamentali, importantissime per essere denominate probiotici, come diciamo, abbiamo accennato poi a Tarquinia. Sì. Invece un prebiotico è diciamo, una sostanza che normalmente non viene digerita dal nostro sistema enzimatico, ma viene utilizzata dai probiotici per, diciamo, la loro crescita e loro in cambio ci danno praticamente delle altre sostanze che a noi sono utilissime. Quindi alla fine si parla di simbiotico, cioè prebiotico più probiotico uguale simbiotico. Io do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me. Quindi una catena di montaggio. Una simbiosi mutualistica, cioè proprio è una convivenza, diciamo, tra noi, che siamo i veri ospiti, e diciamo, e la microflora intestinale in questo caso. Cos'ha di innovativo questo prodotto? Ci sarebbe da stare qui fino a Natale, perché è molto complesso. Però questo prodotto ha di innovativo due cose in particolar modo. Uno è che è ricco di diciamo papaina, che è un enzima proteolitico, nella sua attività enzimatica. Il secondo luogo è la quantità di pectine parzialmente idrolizzate a medio grado di metilesterificazione. Cioè sono praticamente delle pectine gel forming che sono state naturalmente parzialmente idrolizzate, questo è un meccanismo un po' complesso, e danno vari benefici, per esempio migliorano la peristalsi intestinale, quindi il transito intestinale, diciamo che creano anche quella sorta di barriera, questa sorta di muco che praticamente viene meno quando si è in disbiosi, quando sono delle infiammazioni a livello intestinale. Ma soprattutto hanno un'azione anche antinfiammatoria, si è visto, perché vanno praticamente a bloccare l'attività dei Toll-like receptor, che sono praticamente i recettori dell'infiammazione dell'immunità innata. Quindi nella prevenzione, comunque sia, ma anche in una sorta di cura integrata, stiamo parlando di medicina integrata, quindi una cura integrata nelle affezioni del tratto gastroenterico è, secondo il mio punto di vista, il non plus ultra, soprattutto se abbinate poi a un probiotico. In seconda battuta, vorrei che lei ci illustrasse quali possono essere gli impieghi della medicina integrata in merito all'ipertrofia prostatica benigna. Sappiamo che anche queste considerazioni sono frutto di studi recenti. Sì, il problema qui oltretutto è anche quasi, io lo dico paradossale, poiché si sa poco del ruolo determinante dell'infiammazione cronica di basso grado o asintomatica o subclinica proprio sulla patogenesi dell'ipertrofia prostatica. Fino a poco tempo fa si utilizzava per esempio finasteride o comunque gli alfalitici, quindi finasteride va a bloccare la 5-alfa-reduttasi, e gli alfalitici per quanto riguarda proprio una riduzione dell'ipertrofia prostatica, senza pensare al fatto che sotto
c'è sempre questa benedetta infiammazione cronica di basso grado. Cosa fa l'infiammazione cronica di basso grado? Praticamente attiva, iperattiva l'attività, appunto, scusate se mi ripeto, del IGF-1, cioè che è l'insulin-like growth factor, che praticamente va ad aumentare l'attività della 5-alfa-reduttasi. Quindi aumenta il livello di idrotestosterone, quindi aumenta l'ipertrofia prostatica o l'iperplasia. Non solo, va ad agire anche diciamo, in combinazione con l'interleuchina 6, che è una citochina diciamo, di infiammazione sia acuta ma anche cronica, e quindi non fa altro che aggravare questa sintomatologia. L'infiammazione è sempre alla base dei processi cronico-degenerativi. Sempre. Se si riuscisse a capire e anche a fissare il concetto che l'infiammazione, soprattutto questo tipo di infiammazione, proprio subdola, sintomatica, è alla base proprio di quasi tutti, se non tutti, i processi, le patologie cronico-degenerative, insomma, sarebbe già a buon punto. Facciamo un passo indietro, meglio, ergiamoci macroscopicamente. Qual è l'obiettivo, chiaramente mi riferisco al suo punto di vista da direttore scientifico, dell'associazione ARTIB? Qual è il sogno dell'associazione ARTIB? Domanda impegnativa. No, nel senso l'obiettivo dell'ARTIB è, lo dice la parola stessa, associazione, cioè vale a dire un conglomerato di professionisti di altissimo profilo, ma soprattutto dico di persone che hanno come scopo comune quello di fare tanta ricerca in tutti gli ambiti e di condividere i risultati di queste ricerche. Sì. È percepibile che c'è realmente un forte capitale umano. Sì, sì, è fondamentale. Noi valutiamo più che il professionista, in primis la persona, le persone. Ovvero l'integrità delle persone, la serietà, l'onestà e appunto il fatto di non diciamo primeggiare come persona, perché quello che conta e quello che vince è sempre il collettivo. Quindi il risultato, e mi leggo anche alle parole del professor Ferri che ho avuto l'onore di intervistare oggi, il quale ha ribadito continuamente che se non si prova non si può sapere. Quindi lui ha appoggiato fortemente la carica umana che c'è alla base della ricerca, ma anche la necessità di andare per tentativi. Sì, ovviamente la metodologia scientifica si basa su ricerca, curiosità, il fatto di non avere pregiudizi mentali, cioè il fatto di praticamente cercare di capire perché, rispettando diciamo la fisiologia, rispettando le basi della chimica, della biochimica, della biologia e ripeto, confrontandosi apertamente, a mente aperta, solo così si riescono a trovare diciamo nuove soluzioni. È chiaramente il caso di dirlo, la vocazione associativa mette insieme uomini, professionisti, medici, insomma è tutto molto multidisciplinare e articolato anche dal punto di vista emotivo. Io ringrazio il dottor Mantovani per essere stato con noi. Grazie a voi.